E salve a tutti, let's player. Il mio nome è Fergamer85. Oggi siamo in questo vlog. Ragazzi, bene. Volevo parlarvi un po' questo vlog un po' speciale, un po' particolare, perché sapete com'è. Ogni tanto ci vado. Allora, ragazzi, vi dico un bel po' di novità. Ho visto ieri. Scusate. Scusatemi, ragazzi, mi sono alzato da poco, quindi sto ancora un po' così, sto ancora un po' frastornato. E volevo dirvi, ho visto ieri la live che abbiamo fatto, le live, anzi, che abbiamo fatto su PlayStation 4. Vi sono piaciute un botto, non tanto quella 3 on 3 freestyle, ma mai quanto quella di Loadout. Un casino di like, un botto di commenti positivi vabbè. Più che altro durante la live, nei commenti del video, no. E che dirvi, ragazzi, questo mi ha portato a una decisione. Comprerò una PlayStation 4. Ho preso questa decisione, ho deciso di comprarmi una PlayStation 4. Io finora la PS4 non l'ho presa per svariati motivi. Non solo perché non c'erano giochi che mi interessassero, ma pure per il fatto che col fatto pure dell'abbonamento online, non mi garbava molto. Ma ho cambiato opinione riguardo alla PS4, perché soprattutto mo con l'uscita della Crash Bandicoot Remastered di Tekken 7, Sony mi ha dato un motivo in più per acquistarla. Però vi dico, ragazzi, dovete avere un po' di pazienza, perché non l'acquisterò adesso, perché non ho i soldi necessari. Visto che comunque l'idea mi è stata data da Franklin, non mi ricordo mo il cognome, che nei commenti aveva scritto: facciamo una colletta e regaliamo una PS4 da Unfair Gamer. Ma sì, a scherzo che aveva fatto la battuta. Mi è dato veramente una bella idea. Ho deciso quindi di mettermi da parte tutti i risparmi che farò e mi comprerò una bella PS4. Inoltre, ragazzi, volevo dirvi, ieri girando su internet, scusatemi se non è ancora uscito l'episodio di Sonic the Hedgehog. Questione di qualche giorno, ragazzi, ripeto, perché devo un attimino vedere come va la situazione. Questione di qualche giorno altro, abbiate un pochino di pazienza che poi tornerà la serie. Cos'altro stavo dicendo? Me ne sono dimenticato. Ah sì, girando su internet ho visto che c'è, oltre, voi sapete tutti che per la PS4 c'è per il PC la possibilità della riproduzione remota, ovvero del poter visualizzare lo schermo PS4 sul PC. Bene, la stessa cosa c'è anche per PS3, ho scoperto. Il programma si chiama Remote Play 3. Quindi, per chi fosse interessato a praticamente chi volesse far girare la propria PS3 tramite riproduzione remota, sul vostro PC. Però vi dico, se volete fare in modo che funzioni bene, dovete avere un PC con i controcazzi. E per fare in modo che i giochi funzionino, se non dico una cazzata, dovreste avere la PS3 modificata. Però vabbè, dopo tutto, per chi ce l'ha è pure un grande vantaggio. Se siete interessati a questa cosa, vi lascerò magari il link del video in descrizione. Quindi comunque, raga, finalmente ho trovato un motivo in più per acquistare PS4, che praticamente è pure per un altro motivo, ragazzi. È l'unica delle console Sony che mi manca. Le tengo tutte. Tengo la PS1, tengo la PS2, tengo la PS3, tengo la PS Vita. Mi manca solo la PS4 per averle tutte. Per avere tutte le console di casa Sony. Voi direte, ma neanche un anno è che hai preso PS3. Sì, lo so, ragazzi, avrei dovuto darvi retta sin dal principio di prendere PS3. Però purtroppo non c'erano giochi che mi garbavano, a parte God of War 3 o The Evil Within o... Ma soprattutto per l'uscita dei Resident Evil, o i Resident Evil, la Remastered, o per carità, i capitoli Lego che mi piacciono. Per dire, cerca di. Inoltre, ragazzi, vi dico, con l'arrivo di PS4, se prenderò una PS4, arriveranno molti più giochi. Per dire, potrà arrivare Minecraft, per dirne una. Arriverà Minecraft, per dire, fatto magari in live, perché
Magari così giochiamo tutti insieme, sapete com'è? Io non sono il tipo che gioca a Minecraft da solo. Ma inoltre, raga, veramente, pure per svariati motivi, ho visto uscita la seconda stagione di Minecraft della Telltale. Io ricordo giocai, vabbè, sarebbe Minecraft Story Mode. Ho giocato il primo episodio della prima stagione e già all'epoca mi piacque perché io da quando finì The Walking Dead e mi innamorai dei giochi della Telltale, veramente, che chi non lo sapesse, in realtà la Telltale ha iniziato con i titoli Lego, quindi i primi Lego Batman, i primi titoli così. Vabbè. Ragazzi, ragazzi, veramente, un bordello. Quindi ragazzi, mo non so quanto tempo ci vorrà, ma forse che se tutto va come dico io, può essere anche per il Natale del 2018. Natale, vabbè, 2017-2018, già io abbia la mia potrebbe essere, se mi riesco a impegnare, io abbia la mia PS4. Vi dico, sarà una cosa dura, però ce la posso fare perché io devo dire la verità, è vero che ho giocato poco alla PS4, però quelle volte che ho giocato a casa di amici, mi sono reso conto che è una console proprio fatta con i controcoglioni. Vi dico, non prenderò il PlayStation VR o cose strane, perché quelli già solo, cioè quelli costano più della console, penso lo sappiate pure voi. Inoltre, quella è tutta roba che fa male agli occhi. Quindi roba come il PlayStation VR, magari le cuffie, le wireless headset, sì, quelle le prendo perché mi... Scusate di nuovo. Le wireless headset mi interessano, quelle sì. Però per dire il PlayStation VR, tutte quelle puttanate lì, no, meglio evitare. Inoltre, così avrò pure una maggiore compatibilità con questa, con la PS Vita. Per dire, come tutti sapete, da quando è stata sviluppata la retrocompatibilità lo streaming, diciamo, la riproduzione remota su PlayStation Vita, dà pure un altro vantaggio ai giocatori, perché praticamente vi dovete spostare, ma questa ormai la sanno tutti, sto facendo la scoperta dell'acqua calda, ma ve lo dico lo stesso. Vi dovete spostare, dovete andare in bagno, avviate la riproduzione remota su PS Vita e continuate a giocare su PS Vita, tranquilli. Però dipende sempre dalla vostra connessione. Voi ragazzi, beh, poi è vero, comunque c'è da dire, PS4 ha anche i suoi lati negativi, per dire il fatto dell'online che è a pagamento, ma sapete che vi dico, ma chi se ne fotte, alla fine. Non dico di farmi 50 euro di abbonamento e sto bene per un anno, ma 3 mesi con 20 euro me ne esco, mi faccio 3 mesi di abbonamento, cazzo. Tanto io non sono uno che sta continuamente attaccato online, in fin dei conti. Poi con i free to play, in teoria non hai neanche bisogno dell'abbonamento per giocare, perché i giochi, essendo di per sé gratis, danno quel la Sony ha dato quel vantaggio che praticamente che non puoi non paghi niente, non hai bisogno di abbonamento. E secondo me questa è una cosa buona, però c'è un però. I giochi comprati con il Plus, se vi scade l'abbonamento, non potete giocarli. Anche questa è una piccola nota dolente, ma alla fine sono dettagli secondari che diciamo possono ci po ce ne possiamo anche sbattere i coglioni proprio, come la dico io. Inoltre, raga, il motivo principale per il quale voglio prendermi la PS4 è le live. Perché veramente, dopo la live che vi ho fatto ieri, sono rimasto veramente stupito da questa cosa. Sono rimasto veramente stupito perché ieri sera ho provato a fare 2 o 3 live sul PC, ma il problema è che andavano tutte a scatti. Allora ho detto, sono due le cose, o mi compro un PC più potente. Che purtroppo io prendermi un PC più potente non ce la farò mai, perché più di 1000 euro purtroppo non riesco mai ad arrivarli. Può essere in futuro che quando troverò un lavoro, perché ancora io ragazzi sono uno studente, ancora vado a scuola, quando sarà che troverò un lavoro, può essere anche che potrei arrivare i soldi necessari per comprarmi un
un PC da gaming, diciamo. Ma per adesso non se ne parla, ragazzi. Quindi quantomeno mi prendo una PS4 e posso fare le live su YouTube. Se qualcuno, ragazzi, di voi conosce qualche modo per fare delle live dalla PS3, me lo dica per favore, perché veramente ne ho un disperato bisogno. Così almeno, magari, per non tenervi in attesa, potrei già incominciare. Ma che non risolti le soluzioni attraverso il PC, per favore. Se c'è un modo diretto, direttamente dalla PlayStation, per fare del live, fatemi sapere. Bene, ragazzi, queste sono le mie notizie principali. E niente, vi ricordo che mo vedrò, penso forse che già da domani dovremmo tornare a fare Sonic. Già domani forse torniamo a farlo. Già da domani torniamo a fare Sonic. Yu-Gi-Oh! Pro ci sarà, tranquilli. Mo vediamo, mo devo solamente alternarmi. Forse stasera, forse oggi pomeriggio oggi alle 12 già uscirà Yu-Gi-Oh! Pro, mo vedo. Vabbè, dai, comunque, ragazzi, che dirvi? Io spero che questo video, vlog, vi sia piaciuto. Come sempre, vi ricordo che se questo vlog vi è piaciuto, lasciatemi un commento e un like. Che dirvi? Io vi saluto e ci vediamo alla prossima.